Abbiamo il segnale. Ora non ci resta che contattare Yuan Dazhu. Ci richiama al bistrò, dove componiamo il segnale con delle tazze. Dopo un po' di tempo, arriva il proprietario che ci consegna un foglio. Dobbiamo andare al Comover Guest House. Una volta arrivati aspettiamo lì, finché non squilla il telefono alla reception. Ci viene detto di andare al Parco Manmo. Dopo essere arrivati, scopriamo che era una trappola. Non siamo gli unici a cercare Yuan Dazhu. Riusciamo a scoprire che di solito Yuan Dazhu viene contattato al Dujiang Diner, ma ormai è da un po' che non si fa vedere. Purtroppo il ristorante è chiuso, così siamo costretti a provare il giorno dopo. Una volta tornati, componiamo il segnale e aspettiamo. Ci viene dato un altro foglietto. Dovremo ritornare al ristorante alle 8 di sera. Fatte le 8, si presenta un aiutante di Yuan Dazhu. Ma purtroppo veniamo assaliti da un branco di teppisti, anche loro in cerca di Yuan Dazhu. Li mettiamo al tappeto, grazie anche all'aiuto di qualcuno. Torniamo al ristorante e continuiamo la conversazione con l'assistente. A quanto pare i CU Men stanno cercando Yuan Dazhu, per questo si nasconde. L'unico modo che abbiamo per trovarlo è contattare Ren, il capo degli Evans, rivale di Dou Niu, in cerca di Yuan Dazhu. Sarà pericoloso, ma siamo pronti a tutto. Ragazzi, benvenuti e bentornati su Shenmue 2. Nello scorso episodio sono successe tante cose. In realtà negli scorsi episodi, perché è da quando abbiamo trovato tutti i Butoku, abbiamo preso tutti i Butoku in poi, che la trama si sta facendo sempre più interessante. Ma lì cosa succede? Ah no. Varinda che do. Stanno facendo i lavori. Ok. E appunto dicevo, ragazzi, che sono successe veramente un sacco di cose, ma ci siamo. E due cose devo dire. Una, ho capito dove sbagliavo nei quick time event con i più tasti, con i tasti multipli. Il problema è che li facevo troppo lentamente. Li devo fare semplicemente più veloce, poi ci riesco. Mentre un'altra cosa che ho notato nello scorso episodio, che mi sono dimenticato di dire, è che c'era uno scagnozzo di Landy, se vi ricordate. Quindi veramente molto interessante, ragazzi. Allora, io voglio comprare una mappa. Chizuka. Tairogai no Chizuka. Ato de tsukaeru na. Perché non ho mai approfondito questa cosa delle mappe. E voglio vedere. Cioè, quindi io in questo modo posso vedere dove posso andare in questa zona? Proviamo a entrare di più nel quartiere. Ma io sono sempre lì. Ma c'erano tutte queste scatole? Ah, ma io me ne sto andando giustamente da quel quartiere lì, quindi non... è normale che io non veda dove sto andando. Nee, anta, daikin hotel ni zenzen kaete nai datte? Ah. Doko de neten no? まさかグランドホテルにでも泊まってんの?グランドホテル?栄光街にある高級ホテルだよ。ま、あんたが泊まれるようなホテルじゃないか。泊まるんならうちのホテルがお似合いだよ。考えとく。何よ?人の親切を無駄にするなって言ってんのよ。悪かった。また世話になるよ。 場所は覚えてる?最賃街の蓬莱旅社だよ。ああ、分かってる。まあ、ちょっと!
急いでるんだ。また後でな。まったく、可愛げないやつだな。Oh, era da tanto che non incontravamo Joy. Allora, non so perché voglia che stiamo al Komober Guest House. E per raggiungere la zona portuale sto cercando di fare mente locale, magari passando da al quartiere Golden, forse. Scusate, aspettate. No, possiamo passare per il quartiere Wiseman, però tagliamo da questa parte. Ah, vedi, c'è la mia mappa. Ma bellissima questa cosa. Che, perché c'è una matita? Ah, posso mettere una specie di marchio. Ah. Beh, è molto utile. Questo sarebbe stato utile nel 2 episodi fa. Beh, interessante. Ok, ragazzi, ci siamo. Io credo, cioè, mi sono fatto una mezza idea, perché all'inizio del gioco, quando stavo cercando Wong, abbiamo visto un poster, una cosa con scritto Heavens, proprio qui. E infatti... Oe, nanda omeva? Chotto kikitai nda. Pissei na! Dokka ike yo! Nani? Omei to hanasu koto nanka nei yo! Oe, dokka ike tte itten daro ga! わかったよ。なんだてめえは、よそ者を通すわけにはいかねえ。帰れ。OK、probabilmente noi dobbiamo andare lì。Il problema è come。Di sotto c'è un uomo。Vediamo un po'。起こしちゃ悪いな。Forse dobbiamo chiedere informazioni. Ren. Proviamo a chiedere a qualcuno. Scusate. Nani ka goyo? Heavens no Ren toyu otoko o shirimasen ka? Heavens? Watashi yoku zonjimasen wa. Forse possiamo chiedere al ristorante, alla taverna, lì alla tavola calda. Sì, le sto dicendo tutte praticamente, ragazzi. E a Lai Lai Eatery. Scusate. Irasshai. Heavens no Ren toyu otoko o shirimasen ka? Ikinari nani yun dai kono oni-chan wa? Heavens no Ren desu ga. Ookina koi de sonna koto. Dare ga kiiteru ka wakannai yo. Nani ka kokoratari ga? Naku komo damaru Beverly Hills Wharf no waka daishou da yo. そうですか。OK。え、dove posso trovarlo? しまってるのか。OK。ci ho provato。すいません。はい。ヘブンズのレンという男を知りませんか？困りますよ、そんな話。知
ちょっとしたことでもいいんです。やめてください、そんな話、私は関係ありませんよ。Ok, sembra che la gente del posto conosca questo Ren, ma che sia spaventata. Scusate. Ren te otoko shirimasen ka? Ren? Ah, shitteru ze. Heavens no Ren daro. Donna yatsu nan desu ka? Donna yatsu? Ma, hitokoto de ieba waru da yo na. Ore mo ma, matomo na jinsei aruicha inai kedo yo.どこに行けば会えますか？それはまあ、ビバリーヒルズワーフだろうな。ビバリーヒルズワーフ？ああ、やつらの根城だ。ビバリーヒルズワーフか。わかりました。どうも。おう。ビバリーヒルズワーフ。あの、ん？どうした？ヘブンズのレンって。ビバリーヒルズワーフに救ってるワルだよ。そうですか。どうも。Ok, non possiamo chiedere indicazioni. Beverly Hills Wharf. Che ce l'ha detto anche la propria, cioè la cameriera lì a Laila Eatery. Però non ce l'aveva. Non ce lo siamo scritti. Che sia un locale magari che sta a Wan Chai. Oh. ビバリーヒルズワーフ、レンはここに。なんだてめえは、ここはよそ者が来る場所じゃねえよ。怪我しねえうちにとっとと消えろ。ま、コミー。Find a way. Da qui tipo non posso scavalcare. Proviamo a chiedere qualcuno. Scusate, non di sopra? Beverly Hills Wharf に入る方法を知りませんか？私は入ったことありませんから、直接ヘブンズの人に聞いてみたらどうですか？そうですか。どうも。Potremmo provare a parlare con lui?わかったよ。No, non con lui. Ah, dobbiamo trovare dei membri di questa gang. Magari i fratelli Poison. Ano. Nande? Kikitai koto ga. Urusen da yo.飲んでる時に話しかけんじゃねえ。うせやがれこのクズ。Bene。すいません。はい。ヘブンズの奴らを見かけませんか？困りますよ、そんな話。ちょっとしたことでもいいんです。やめてください、そんな話。私は関係ありませんよ。OK。Riandiamo al alla zona portuale. Io lo chiamo così. E proviamo a cercare qua. Chiediamo a lui. Scusate. Nandai. Heavens te, doko ni imasu ka? Sana. Kaiyun futou de gamble demo yatten janai no ka? Wakarimashita. Arigatou gozaimasu.Ok, Fortune Spire. E dove si trova? Cioè già, mi sembra di averlo già sentito. Scusate. Ore kai? Tobakujou te doko desu ka? Kaiyun futou ni atta to omou kedo. Kaiyun futou wa docchi desu ka? Annai shite yaru yo. Tsuite kina.お願いします。Ok. Allora seguiamolo fino ad arrivare al Fortune Spire, così almeno troveremo, si spera,
i membri, non dei Mad Angels stavolta, ma degli Evans. Ragazzi, ma quella è la Five Star Corp. Non è l'agenzia di... l'agenzia. Quella di Yuan Dazhu. La corporazione. Cioè, più che corporazione, l'agenzia commerciale. Non mi viene in mente il nome, ragazzi, scusate. Ah, ecco. Non mi ricordavo che il porto effettivamente si chiamasse Fortune Spire. Oi, suita ze. Arigatou gozaimashita. Mata na. Ok. Qui stanno lavorando. Cioè, dovrei trovare una specie di... Quella è la moto di Joy? Qui sono gli uffici. Magari qua dentro. すいません。 Ok, quindi deve esserci una zona dove stanno... dove fanno braccio di ferro. Magari qua. Lì. Ano. Ninja, kono saki ni ii gamble jo ga aru nda. Yatte ke yo, annai suru de, kocchi de. Ok. Koko da. Grazie. Qui sicuramente troveremo dei membri degli Evans. Questo posto mi puzza parecchio, ragazzi. Madonna mia. Ano, chiotto kikitai in desu ga. Nii-chan ikkai asonde kina yo. Sostara oshiete yaru ze. Sashi de no shoubu da. Daishou de mouketa yatsu wa inei no ka? Oh, nii-chan, yatte kanei ka? Yarikata oshiete kurenai ka? Sokai. Jaa, setsumei shite yaru. Kore wa daishou tten da. Mazu, kono ban no suki na tokoro ni kakekin o haru nda. Saikoro 3 no goukei ga 10 ika nara shou. 11 ijou wa dai. 3 ko onaji suji nara koutsu. 3 no suji ga renzoku shitereba shuntsu da. Saikoro o futte, jibun ga kaketa kumiawase o daseba kachi da. Dai to shou wa atareba 2 bai. Shuntsu wa 8 bai. Koutsu ga detara doon to 30 bai da. Non ci ho capito nulla. Però giochiamo. Yoshi, koko da na. Yoshi, ikku ka. 3, 4, 5 no shuntsu no
大だ。お、やるね。もう一回どうだい。今月はそっちにあるぜ。いや、やめとこう。もうここまでかよ。すいません。なんだい兄ちゃん。Che fortuna, ragazzi. この辺でヘブンズを見かけませんでしたか？連中なら八番倉庫によくいるぜ。八番倉庫。夜の七時過ぎによく集まってるみたいだぜ。夜七時過ぎ、八番倉庫。わかりました。八番倉庫ってどこですか？出て右に行くんだ。赤いシャッターの倉庫だよ。赤いシャッターの倉庫。あの倉庫の周りを回れば入り口はすぐ見つかるはずだよ。わかりました。行ってみます。Ok, quindi dobbiamo andare al magazzino numero 8 alle 7 e dovrebbe trovarsi a destra di qui, una volta usciti di qui. Ragazzi, si ritorna nei magazzini, eh? Allora. 9, 8. E dobbiamo aspettare. In questo capitolo c'è la funzione di poter aspettare senza... Che era uno poi dei, se vogliamo, problemi del primo Shenmue. Che appunto magari facevi, aspettavi un giorno per fare un progresso e poi dovevi riaspettare un'altra volta e quindi riaspettare un altro giorno. Qui invece puoi aspettare e via. Quindi facciamolo. Anche per i fini del gameplay, comunque, ragazzi. ここだな。ヘブンズというのはお前たちか。何？だったら何だってんだ。レンという男を探しているんだ。会わせてもらえないか。このガキふざけてんぜ。レンを探している。ああ、会わせてくれ。なんだよ。このガキ口の利き方を知らねえらしいな。レンさんを呼び捨てにしたらどうなるか思い知らせてやるぜ。助けてくれ。レンに合わせろ。わかった。こっちだ。そいつはレンさんに用があるってよ。そうか。
通りな。はめたな。気がついた。ウォン、なんであんな無茶したんだよ。ヘブンズのレンという男を探してるんだ。え？ここは？俺の家だよ。ビバリーヒルズワーフの海の上さ。ビバリーヒルズワーフ。まだ動かない方がいいよ。今日は無理しないで泊まってきなよ。すまない。レンを探す。それなら俺を持っていきなよ。仲間だけが持ってるライターだ。ビバリーヒルズワーフの入り口でそれを見せれば通してもらえるよ。もらっていいのか。俺はもう顔パスだから大丈夫さ。この船はいつでも使っていいよ。ヘブンズのみんなも知らないから安心して寝られるよ。ありがとう、助かる。
Ok, ragazzi. Allora, io non so se fosse scriptata come cosa, perché comunque non ero in fin di vita. Ma credo fosse, credo sia scriptata come cosa. Ora abbiamo una sorta di lascia passare, chiamiamolo così, perché abbiamo il l'accendino. E veramente una scena molto molto bella, con quella musica e tutto quanto. Veramente molto molto incredibile. Alla Shenmue, veramente. Allora, io non ho idea di dove, di che posto sia questo. Oi, omae, ore o yonderu no ka? Konna toko de nani urojoro shiten da? Ore wa Ren o sagashiteru. Nanda to? Ren-san ni nan no yo da? Omae ni wa kankei nai. てめえ、俺はレンに用事がある。お前と話してる暇はない。なめだ口聞くんじゃねえぞ。レンはどこだ？知らねえよ。マジだよ。俺たちは下っ端なんだよ。じゃあ誰が知っている？クールジェなら。クールジェ。そうだ。お日かねサングラスの男だ。クールジェか。Ok, quindi dobbiamo trovare Cool Z, che è probabilmente quello che ha il quella sorta di boombox, no? Quello un po' in carne. Quindi se noi ci avviciniamo troppo ai membri della gang, finiremo per combattere con loro. Solo che dove si trova sto Cool Z? Vediamo un po'. Non credo sia nessuno di loro. Se io passo silenziosamente. Vediamo. No. Come gaki! Vabbè, che è da solo, quindi. Ho sentito il boombox, quindi probabilmente ci siamo.
レンはどこにいる？何？金はあんのか？どこへ行けば会えるんだ？会いたきゃ寄付金を500ドル持ってきな。500ドルだと？レンさんは寄付したやつとしか会わねえんだよ。500. E come cacchio li guadagno 500 io? Se non con il gioco d'azzardo. せねえが、大自然に鍛えられた肉体はまさに脅威。岩よりも固く、痛みなんて感じやしねえ。さあ、誰かこの男と勝負する奴はいねえか。と言っても、戦うわけじゃねえ。一方的に殴っていいんだ。こいつを5発殴って、1回でも痛がらせたら勝ちだ。その時は10ドルを進呈するぜ。ただし失敗したら10ドルを払ってもらう。さあ、誰か勝負しようって腕自慢はいないか。俺がやろう。ほう、腕っぷし強そうだな。頑張んな。さあ、どっからでも殴っていいぜ。レディーゴー。おい、しっかりしろ兄弟。やるな兄ちゃん。ほらよ。なになに兄ちゃん、あんたこいつの村に来ないかってよ。妹を紹介したいんだと。いえ、遠慮しておきます。そうか、じゃあまたな。やれ。Perfetto. Allora, e 10 li abbiamo guadagnati. Come torniamo indietro alla civiltà? Ok, di qua. Allora, lavorando al porto guadagniamo 60. Con 50 di essi possiamo fare una scommessa lì dal... quel gioco d'azzardo con i dadi. Che da quel che sembra funziona tipo roulette. E di solito per andare sul sicuro uno punta o sul rosso o sul nero, no? Invece di puntare il singolo numero. Ovviamente se punti il singolo numero e ti esce quel numero lì, la vincita è maggiore. Però lo è anche il rischio. Quindi io direi di lavorare e scommettere e guadagnare questi 500, ragazzi. トクリンさん。おお、リョウカ、待ってたぜ。俺に何か？聞いたよ、レンとやり合ってるそうだな。ええ、どうしても奴に聞きたいことがあるんです。俺も協力してやりてんだが、後で仕返しがな。だからせめて技を教えてやろうと思ってな。俺に技を？ああ、俺の得意技、名付けてケンカアッパー。ケンカアッパー。これでレンのやつをぶん殴ってくれりゃ俺も胸がすくってもんだ。どうだ、覚える気はねえか。 OK、
Certo, voglio prendere questa mossa. Peccato che si sia ribuggata di nuovo l'interfaccia. Ma vabbè. お願いします。 よし、そうこなくちゃな。 最初に体の動かし方を教えるからよく見てろ。 まず、なんとなく後ろに下がり、 次に腰に力を入れて、 こうだ! さあ、やってみろ。 そう言われても、 今見た通りにやればいいんだよ。 いくらなんでも動作が遅すぎる。 もっと機敏にやるんだ。 いいぞ、 その動きだ。 次は2歩下がるのと同時にアッパーをぶっ放せ。 さあ、行ってみようか。 おりゃ! やっとできたか。 どうなるかと思ったぜ。 すいません、感覚がつかめなくて。最初はそんなもんだ。この技は力を貯めてアッパーを打つからな。当たれば効くぜ。レンだって一発で。どうだ、もう少し練習してみるか。いや、もう大丈夫だと思います。レンの野郎をぶっ倒したら教えてくれよ。ええ、必ず知らせます。楽しみにしてるぜ。 Perfetto ragazzi, abbiamo guadagnato 60 e abbiamo imparato anche una nuova mossa che ci ho messo un po' per impararla perché non capivo come fare. Qui c'è Joy tra l'altro, io però adesso salvo, torno al menu e ritorno in gioco. Yo, genki? Joy ka? Omae, koko de nani shiteru nda? Dou demo ii daro, sonna koto. Sou ka? そうだな。 ねえ、リョウ、 聞きたかったんだけどさ。 ん? 横須賀のチンおじさんを知ってるんだよね。 ああ。 じゃあ、気象のやつは知ってる? 気象? ああ、 もちろんだ。 そっか! ねえ、 あいつ元気にしてる? ジョイは気象と親しいのか? ああ。 あいつもあんたと同じで、ぶっきらぼうだけど、 案外いいやつだよね。 そうだな。 気象が香港に来るたびに、 日本のことをいろいろ教えてもらってるんだ。 そうだったのか。 気象が香港に。 ねえねえ、 あいつ今度はいつ香港に来るんだろう。 なんか聞いてない? 気象はしばらくは来られないだろうな。 え? どういうこと? あいつは怪我をしたんだ。 俺を助けるために。 怪我? 亮を助けるため? 一体何があったの? ジョイ、 修験たちのことと何か関係があるんだね。 俺はある男を追って香港へ来た。修験達はその男を知っている。気象は俺と一緒に香港に来るはずだった。だが船に乗る直前にその男の手下に襲われて。その男って誰なんだ? 知らない方がいい。お前には関係ないことだ。そうはいかないよ。気象はあたいにとってもダチなんだ。ダチに怪我させたやつをほっとくわけにはいかないよ。ジョイ、聞いてくれ。 今は詳しく話せないが、俺が追っているのはとても危険な男だ。リョウ、他の人を巻き込みたくないんだ。お前にまで気象のような目に合わせるわけにはいかない。分かってくれ。でもあたいにだってリョウの手助けぐらいは。その時が来たら手を貸してもらう。本当かい？ああ、きっとだよ。分かってる。なあ、あたいだって 気象の仕返しをしてやりたいんだ。リョウとアタイは仲間なんだよ。わかった、ジョイ。 Ok, credevo potessimo chiedere aiuto a lei per questi 500, ma allora io ritenterei nuovamente, rischiando, il braccio di ferro. Ah!
お兄ちゃん強いね。ほら持ってけ泥棒。もういっぺん、今度は賭け金60ドルでどうだい。あいつ賭け金が高えとどんどん本気になってくんだ。どうだ、やってみないかい。いや、やめとくよ。そうかい、まあ気が向いたら来なよ。いつでも待ってっから。ok, io mi sono fermato subito ragazzi perché altrimenti rischiavo di perdere nuovamente i soldi. Siamo arrivati a 233, quindi io direi di andare a fare qualche scommessa e vediamo come va. Per le scommesse ragazzi credo che salverò e caricherò, perché altrimenti ragazzi qui veramente ci stiamo un'eternità. での勝負だ。大将で儲けたやつはいねえのか。おう兄ちゃん、やってかねえか。ああ、やろう。そう来なくっちゃな。でいくらかけるんだ。さあ張った張った、ここだ。よし、食った。2、5、6の台だ。兄ちゃんの勝ちだ。ダイエ、もう一丁勝負するか。今月はそっちにあるぜ。ragazzi che fortuna。 ok、 riproviamoci。 やろう。そう来なくっちゃな。でいくらかけるんだ。さあ張った張った。よし、ここだな。よし、行くか。1、1、1の交通の勝だ。おい、兄ちゃんの勝ち。もう一回やってくだろ。今月はそっちにあるぜ。ho paura di perdere ragazzi, però ce la stiamo facendo。 ああ、やろう。おい、来た。でいくらかけるんだ。さあ張った張った。ここだ。よし、食った。1、1、4の勝だ。おい、兄ちゃんの勝ち。もう一回どうだい。今月はそっちにあるぜ。やり方を教えて。Mi sono sbagliato. そうかい。Perfetto ragazzi, ci è andata di lusso. Io avevo pure in programma di salvare e ricaricare ogni volta che perdevamo, invece ce l'abbiamo fatta e abbiamo ottenuto 500 dollari solo con il gioco d'azzardo. Quindi, e con una partita a braccio di ferro che mi ha distrutto il pollice. Allora, si ritorna immediatamente dai membri degli Events e andiamo a dare questi 500 dollari per incontrare Ren. ドルを用意した。よこしな。直接レンに渡す。まいいだろう。ついてきな。サム、ラリー、いるぞ。
俺様に寄付してくれるってのはお前か。条件がある。修験達の居所を知りたい。簡単だ、何の問題もない。神のご加護。ほら、分かった分かったよ。修験達に合わせてやる。本当だな。ここに来な。ここは開運不当だ。Ok ragazzi, ci siamo. Dov'è la cosa? Ok. Dobbiamo ritornare al Fortune Spire. Che poi Pyre non so se... E come si traduca in italiano. Dovrei andare a... a vedere. Ok, diamo un'occhiata. Ok. In teoria dovrebbe trovarsi qua dietro. せるんじゃねえよ。修験達はどこだ。ついてきな。確かに。あいつはレン、どうしたの。早く明かりを。金がありません。なんですって。どこかで見た顔ね。
金はどこ？金なんか知らない。俺はただ修験達に。シラを切るのも今のうちよ。やっておしまい。レンのやつ。E quindi? Ci ha fregati? なら宮廷公園さ。お兄ちゃん、ちょい止めたって聞かないよ。Caspita ragazzi, è proprio vero, niente può fermare il nostro Rio. Dobbiamo andare al Pigeon Park. Dopodiché termineremo l'episodio, ragazzi. È cambiata anche la host, tra l'altro. あいつだ。約束は守ってもらう。修験達はどこだ。てめえもしつけえ野郎だな。まあ教えてやってもいいが、知りたきゃついてきな。待て。教えろ、修験達はどこにいる。この野郎、しつけんなよ。
教えろ、修験達はどこにいる。伊勢で話せ。レン兄貴しか知らねえんだよ。なんだと。本当だ、兄貴らの多分ラッキープラザに行ったはずだ。ラッキープラザ。そうだ、クイーンズストリートの雑貨屋の脇の路地を入るんだ。その奥の工事中のビルがラッキープラザだ。ラッキープラザか。そこまで案内しろ。わかったよ、ついてきな。Bene ragazzi, a questo punto seguiamolo e facciamoci dire da Ren tutta la verità, dove si trova questo Yuan Dazhu. Siamo stufi di farci fregare, di essere presi in giro, vogliamo sapere la verità. Abbiamo anche pagato tanto, quindi è arrivato il momento delle risposte. この先がラッキープラザか。レン、やべ。待て。おら、やった。くそ、しつけ野郎だぜ。レン、待て。おら。ふざけやがって。ふっ。あるって面だな。おい、修験達に一体何の用だ。親父を殺した男の手がかりを修験達は知ってる。ガキが仇討ちかよ。10年早いぜ。こそ泥に言われたくない。一丁前の口聞きやがる。だがてめえには金の匂いがする。何？修験達の居所を教えてやる。クーロン城だ。クーロン城、約束は守った。俺様も一枚かましてもらうぜ。なんだと。俺様はクーロン城にいる。後から来な。お兄ちゃん、電話見つかったの？ああ。それでどうなったの？香港を離れることになった。え？日本に帰るの？いや、行くところができたんだ。どこへ？お前には関係ないよ。ああ、またそれか。È quasi arrivato il momento di lasciare Hong Kong. Prima di andare, fa sì che Rio saluti, insomma, dia gli ultimi saluti alle persone che ha incontrato. Quando Rio saluterà Xiu Ying, se ne andrà a Kowloon.
行くの？ああ、香港を出る前に世話になった人たちに一言お礼を言っておこうと思ってな。そう。まずはお前だ。え？随分世話になった。いや。ありがとう。いいんだよ、礼なんて。それより、ん？どこへ行くのか知らないけど、気をつけてね、リョウ兄ちゃん。ああ、元気でな。No, vabbè ragazzi, bellissimo. Io direi di salvare qui ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo episodio di Shemi, in cui andremo a Kowloon. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione e per la compagnia. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Shenmue. Ciao a tutti ragazzi.